Io lo so che tanti di voi non apprezzano i live. Vi farò cambiare idea. Perché è uscito da poche settimane il nuovo album dal vivo dei Dream Syndicate, che non è altro che un ripercorso storico di alcuni concerti che loro hanno realizzato verso la carriera. Fate la scheda, Pepe. A partire dal 1983 per arrivare fino ai giorni nostri. Ragazzi, mi fa morire. Mi ha fatto veramente morire. Doppio vinile colorato, poi vi spiegherò il motivo. Giallo trasparente, arancione trasparente, blu trasparente, con lobi come nei dischi giapponesi, e il DVD. Guarda qua, guarda. Dal vivo, che ovviamente che fa vedere i concerti dal vivo loro. Ma quello che più mi ha sorpreso, che poi no, io li conoscevo già da tempo, ma un live del genere è un qualcosa di spettacolare. Tutto psichedelia, tutta psichedelia, tutto rock anni 70, perché lo stile è quello, con fortissime influenze dei primi album dei Doors. Suonato divinamente, ragazzi, divinamente, con uno Stevie Wonder in grandissima forma. È uno di quei dischi che vi dico, prendetelo e alzate il volume quando lo ascolterete, perché è un qualcosa veramente di unico. Rock senza fronzoli, senza rete. Without a net, come dicevano i Van Halen, live without a net. Questo è un live senza rete, con la chitarra distorta al punto giusto, cioè è un pathos, tutto quello che volete, tutto quello che volete a un concerto di rock alternativo e di psichedelia lo trovate in questo album. Semplicemente strepitoso, strepitoso. Lo trovate in negozio ovviamente e su www.vinsec.com, vi assicuro. Se amate l'altro rock, il Dark Side of Rock, prendetelo di corsa, non ve ne pentirete. Il live Through the Past Darkly dei grandissimi Dream Syndicate.